Salve, manca qualcosa. Uno e due. Penso che abbiate capito di cosa stiamo parlando. La nuova mega cassa Bluetooth di Sony, GTK XB72. Sony ha sempre dei nomi semplici. E quest'altro pacco che però apriamo dopo. Ora, mamma mia, è gigante. Istruzioni, cavo di alimentazione. E come faccio? Non vorrei distruggere tutto. Tipo quando fai i castelli di sabbia, no? Oh, olle! Raga, ma è un bestione. Oddio. Io adoro l'odore di plastica nuova. Devo dire. Ok, allora. Secondo me i vicini prima o poi mi mandano la polizia in casa. No, ma di cosa stiamo parlando? Vedete, c'ha le maniglie per tenerla, che sono molto comode. Potrei usarla per fare tipo i pesi. Poi hai due subwoofer, penso. Con 1, 2, 3, 4 casse. Logo Sony laterale. Tra l'altro fighissimo questo rilievo qua. Ah, è al contrario. C'è i piedini, vedete? Alimentazione, volume e volendo anche i jack per collegarla. C'è anche cosa del microfono e una USB. Direi che senza troppi indugi dobbiamo provarla. Così, ok. Guardate le lucine, raga. C'è tutto il bordo attorno più luce qua e questi due. Raga, la mia vita è completa. In teoria dovrei trovarla. Ehi. Ah, qua sopra ci sono tutti i tasti comunque. Accendiamo. Bluetooth pairing. Sì. Eccola qua. Raga, ci siamo. Proviamo? Vai. No, ma aspetta. Non ho messo niente, è partita a caso. Ah, è partita tipo una demo. Comunque è un, cioè, è un mostro. Raga, fa paura. Mamma mia. Ovviamente in video non renderà, ma vi garantisco che è spaziale. Però la lasciamo un attimo da parte. La sua postazione definitiva sarà proprio qua sotto la scrivania, tipo. E vediamo quest'altro pacco, che se siete stati attenti avete già capito cos'è. Sempre a tema musica. A dire la verità è una cosa un po' particolare, che mi ha sempre mandato Sony, quindi grazie Sony, sono un bambino felice. E dovrebbe essere esatto. Allora c'è la cassettina Bluetooth, quella piccolina subacquea. E dentro c'è il PSLX310BT. Sempre nomi semplici. Ed è il nuovo giradischi di Sony. Ora voi direte, un giradischi nel 2019? Cioè i dischi, quelli in vinile che si usavano tipo negli anni 80? Ebbene sì, perché pare sia la nuova moda del momento. E quindi Sony cosa ha detto? Ha detto, facciamo un bel giradischi che non sia il classico catorcio, magari vecchio, che funziona, non funziona. Facciamo una roba per i dischi, quindi per qualcosa di un po' retro, ma un po' più moderno. E quindi hanno fatto questo giradischi che è Bluetooth e quindi potenzialmente super comodo, perché non hai 3700 cavi in giro, piuttosto che tutti i problemi di compatibilità. E fondamentalmente te lo puoi connettere a qualsiasi cosa. E non è affatto male. Ora andiamo ad aprirlo. C'è dentro l'album dei Daft Punk. Fichissimo. Allora, è tutto bello imballato. Istruzioni che non leggeremo mai. E è leggerissimo. Pesa di più la confezione che tutto il resto. Come funziona qua? Ho paura di fare danni. Io non sto facendo danni, siamo sicuri? In teoria. Ora, io non so che età avete voi che state ascoltando questo video. Se siete un po' più grandicelli, sicuramente vi ricorderete dei dischi in vinile. Se siete un po' più giovani, vi dico, io non ho mai ascoltato dischi in vinile. In cantina, nella mia vecchia casa, ne abbiamo uno. Ogni tanto ascoltavamo qualcosa, ma niente di che. Il punto è che è comunque una... Ah, questo è il coperchio, ok. Dicevo, il punto è che, come vi ho detto, stanno tornando un sacco di moda come oggetti da avere in casa, sia diciamo da arredamento, ma sia anche perché, a quanto dicono, a quanto sostengono i più, ha il suo fascino comunque avere il disco fisico come un ricordo, prenderlo, metterlo, riprodurre la musica. E quindi vediamo se ha veramente il suo fascino. E il giradischi si presenta così. Ok, c'è quel misto tra cosa antica e cosa moderna. Qua c'è i jack audio. Ma se... E scusa, qua cosa c'è? Fermi tutti. Ah, ok, c'è questo pezzo qua. No, non ho capito perché non l'hanno messo montato. Magari perché è troppo fragile. Ha tipo la consistenza di un tappetino del mouse. Sapete che forse è meglio se guardiamo le istruzioni? Mi duole dirlo, ma non voglio fare delle cavolate. Ehi, questa tecnologia del medioevo. Allora, questa qui è la testina, che è quella che va fisicamente sul disco. Pazzesco. Questo va così.
io credo. Raga, sarà che oggi sono particolarmente stordito, ma non sto capendo niente. Intanto qua c'è l'alimentatore. Mi nascondete i pezzi nella confezione. Allora, c'è questo qui. A occhio. A occhio penso che vada così. Ah, è lui che gira assieme al disco. Raga, scusate, ma io veramente non ho mai armeggiato. Montaggio del giradischi. Ok, vi faccio vedere come funziona perché è super interessante. Qua ci sono gli ingranaggi, no? Che ruotano. Questo qua è il motore che gira. Questa è la testina che poi si mette sopra. E qua si può selezionare la grandezza del disco. 7 o 12 pollici, penso. E se è un 35 giri o un 45 giri. Fatto sta che questo qui è il piatto. E ha praticamente questo elastico che è una cinghia, ok? Orco can. Bisogna agganciare la cinghia al cosino del motore che gira. Vedete, lui si mette qui. Poi prendiamo l'elastico. Vedete, bisogna mettere la cinghia esattamente così. È una tecnologia talmente vecchia che sembra nuova. Mi sento molto disc jockey. Questo dovrebbe essere l'adattatore per i 45 giri. E c'è un apposito foro qua per riporlo. Mentre queste qui sono delle banalissime cerniere. Così. Abbiamo un coperchio. Dovremmo essere pronti. Colleghiamo l'alimentazione. Vai. No, 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 no. Fermo, fermo, fermo. Oh, signor. Qua c'è il tasto del Bluetooth. Teniamo premuto. Prendiamo la cassa. Ah, no, così. Praticamente istantaneo il collegamento. Wow. Ma pensate che una volta la musica si ascoltava solo così. Cioè, assurdo. Questa cosa qui ci va o no? Boh, questo è un 33 giri, size non ne ho idea. Togliamo il copritestina dalla testina. Si mette, come funziona questa roba qua? Stop. Se io faccio start, la testina si alza, lui inizia a girare, si sposta, si abbassa adesso. Oddio raga, magico. No, no, ma che figo. Raga, vi giuro, è emozionante. Perché noi siamo ormai abituati ad avere tutto a portata di mano. Invece vedere proprio la testina che va nei solchi e sapere che la musica, in base ai solchi che ci sono qua sopra, in base a come si muove la testina, viene messo un suono. Cioè, wow, ma pensate. Potrei stare tutto il giorno a fare start e stop per vedere la testina che va su e giù e su e giù. E questo tac di quando la testina si mette. Vi giuro, ha quel fascino che wow. Poi si può chiaramente chiudere. Però di base è bello vedere il disco che gira. Su, giù. Su, giù. Su. Se io lo giro dovrei avere altre canzoni. In teoria. Vai Paolo. Allora vediamo se riusciamo a trovare Get Lucky. Na, 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 Get Lucky. Raga, bellissimo. È questo connubio tra il vecchio e il moderno. Spegni che sennò mi chiudono il canale per copyright. Tra l'altro proprio oggi sono passato da Sony. C'ho un sacco di roba che adesso mi ascolterò. Calvin Harris, Di Marnik. Questo mi ha detto Klaus che è una bomba. Quindi adesso lo testo un attimo. Cerco anche di capire dove lo posso piazzare nella casa. E ci vediamo tra un attimo. Raga, non potete capire. Non pensavo, ma wow, wow, wow. Tra l'altro, Alexa, spegni scrivania. Spegni blu. Cioè, guardate che bomba la cassa con tutte le lucine attorno. Super Tamerra. Forse è solo l'entusiasmo del momento, ma non l'avrei mai detto. Sono completamente in fissa per un giradischi. Ah, già che ci siamo, vediamo anche questa cassettina piccolina che era in confezione col giradischi. Dovrebbe essere waterproof e tutto quanto. Molto carina, solida, con questo laccetto. Ha la micro USB. Io voglio la USB-C dappertutto ormai. Zitta, zitta. Spinge un sacco, raga. Ok che non è super piccolina, però veramente interessante come cassa portatile da portare in spiaggia, in giro, sotto l'ombrellone. Poi vi lascio tutti i link in descrizione. Sicuramente me la porterò nello zaino. Ma cassettine a parte, di lei mi sono veramente innamorato. C'è anche l'app con tutte le varie impostazioni. Si possono cambiare le lucine e tutto quanto. E l'idea è di trasformarla come cassa principale, collegandola anche ad Alexa con l'eco input. E potrebbe venire una roba bellissima. Ma lo vedrete prossimamente. Questa cosa analogica, che di per sé è una tecnologia vecchia, è veramente un qualcosa di super interessante. Ora, quello che mi chiedo è: ha poi senso a livello continuativo? Cioè, troppe volte io magari mi arriva una cosa, sono gasatissimo per una settimana
settimana, poi non la uso più. E ha senso un giradischi? Ha senso avere la musica su dei dischi in vinile nel 2019? Secondo me molto di più di quello che sembra, perché... perché? È un approccio diverso, cioè noi umani abbiamo bisogno di avere quel qualcosa di fisico, che forse soprattutto la mia generazione sta iniziando a mancare, non lo so. Sicuramente è un tema su cui riflettere, perché questi cosi qua ci danno veramente tantissimo, però ci tolgono anche magari tante piccole esperienze, tante imprecisioni, tante che magari hanno anche il loro perché. Quindi veramente fatemi sapere voi cosa ne pensate di un giradischi, se anche voi avete magari comprato un giradischi recentemente, cosa ne pensate di questo, se secondo voi ha senso, anche a livello di ricordi, per magari quel cantante che ti piace particolarmente, avere un disco in vinile può essere quel valore aggiunto, che poi a livello marketing tutti i cantanti li spingeranno perché finalmente hanno trovato di nuovo qualcosa da vendere, è un'altra storia. Però veramente, se da una parte mi ha affascinato tantissimo questa cosa, dall'altra mi ha anche un po' inquietato, diciamo. E quindi niente, adesso devo semplicemente recuperare uno di quei cosettini che schiacciano in automatico i pulsanti, che si connettono ad Alexa, così poi posso connettere il giradischi ad Alexa e farlo funzionare, e sarebbe la cosa più bella del mondo. Ma tutto ciò succederà prossimamente, vi farò sapere di questa cosa cosa ne farò, e ci vediamo in giro.